Bene, benvenuti a questa nuova puntata sulla conversazione di fotografia, una cosa particolare perché oggi parleremo in collegamento con l'amico Gigi Montali da Colorno che ci sta guardando. Intanto io ritaglio una piccola presentazione e piccoli pensieri su quello che è oggi il percorso che noi andremo a presentare di Gigi Montali, questo libro Mondi Umani di cui parleremo, ma soprattutto cercheremo un attimo di entrare nel merito di quello che era il linguaggio contemporaneo della fotografia. E quindi mi chiedo se esiste un nuovo modo di esprimere le proprie tensioni, le proprie pulsioni, la creatività che coinvolge oggi il linguaggio espressivo di questa generazione, tenendo conto che ci sono nuove tecnologie, sono anche decise conoscenze che in qualche modo convivono e spesso contrastano con quella che potrebbe essere una società antica e anche nuove situazioni di vita psichica e relazionale. E quindi la fotografia come moderno e sofisticato strumento espressivo rientra, secondo me, in modo ineludibile nell'attività totale dell'uomo. Pensiamo per esempio all'impatto sociologico determinato da quello che è l'immenso archivio di fotografie cellulari, miliardi realizzate ogni giorno, che si legano a una situazione sociale, alle forme oggettive, ma anche al pensiero soggettivo. La fotografia diventa quindi ancora di più una portatile eccellente, un self-media, che in qualche modo rivela quella che è la rete complessa delle informazioni instaurate dalle immagini e rappresentando soprattutto, questo vorrei mettere alla luce, quella che è un po' quelli che sono gli aspetti dinamici della cultura del mondo e come può essere percepita la visione della nostra società. Ecco, Gigi Montali, cosa sta facendo? Intanto è in movimento, questo concetto del movimento è molto legato, secondo me, anche al movimento delle attività più in generale. Quindi cammina, vede, traccia, trascrive, riporta la società delle donne e degli uomini, insomma i mondi umani, tracciando confini tra memoria e racconto che spesso in qualche modo coesistono e si intrecciano. E anche in questo momento, un momento di trauma pandemico, la memoria, lo spazio esistenziale, gli individui, il fantastico, il futuribile, il contemporaneo, gli spazi, gli arredi, gli oggetti, entrano nel personale campo di indagine di Gigi Montali e sulla sua realtà filtrata da questa coscienza critica che illumina in qualche modo gli spazi del mondo. E quindi contro un po' la banalizzazione della fotografia, del suo consumo, che è uno dei rischi del nostro tempo, Gigi cerca l'immagine che si fa conoscenza e poesia e recupera immagini che in qualche modo non si sostituiscono la parola, ma che dialogano con essa in un reciproco accrescimento. Ecco, insomma, fotografare come scrivere, scrivere come fotografare, utilizzando le possibilità note equivoche del mezzo, perché dobbiamo mettere in luce i rimandi del nostro impegno, come dicevo prima, senza isolarci però da forme espressive, da impegni di civiltà. Luigi Gigi Montali è da 30 anni impegnato in questa direzione e la fotografia, che forse prima poteva essere per lui uno strumento di riporto, oggi invece è un sistema integrato col quale raccontare il vedere e il sentire nello spazio delle sue emozioni. E allora, nell'intimo delle sue immagini, Gigi cerca di conoscere e di comprendere la realtà senza perdere l'impatto della centralità, la responsabilità delle proprie scelte, della cultura che produce e che diffonde.
Quindi la fotografia come strumento raffinato nella selezione e nell'uso della pratica delle immagini, ma anche un modo di sfoltire in questo immenso archivio generatore di immagini e anche sfoltire come scarto che separa la forza inarrestabile della nostra civiltà interiore. Insomma, quella di Gigi è un grido di rivendicazione e anche un grido di disperazione e di risoluzione della vita, tanto più che tutto il mutamento culturale in questo momento è caratterizzato da tutta una serie di sbandamenti di quelli che sono i velleitarismi connessi con l'implicazione arte, sociale, del ruolo o anche del non ruolo dell'artista, del suo recupero, di una sua propositività, eccetera. L'ultima cosa che voglio insistere, le ultime cose, è che le ricerche sociologiche oggi tendono a comprendere l'uomo e la società attraverso gli atti sociali, universi magici, anche simboli della vita immaginaria e della memoria collettiva. Gigi Montali, in qualche modo, racconta una poesia dell'immagine, una fotografia che si fa anche antropologia, legata all'uomo e alle sue piccole e grandi storie, che ricerca l'autenticità nelle origini della propria matrice culturale, nell'interazione con l'ambiente, nel recupero del vissuto, della memoria e del ricordo. Gigi Montali è un fotografo freelance che vive con Lucy Tirelli a Colorno, dove nel 1988 ha fondato il gruppo fotografico Color Light e con il quale dal 2010 organizza questo evento Color Life Colorno, che è un festival tematico che si interessa di radice e nuove proposte. Ma oggi, oltre che il piacere di sentirlo e di vederlo, averlo qui con noi, mi piace soprattutto, perché quello che ha detto in qualche modo l'ho intravisto in questo fantastico libro, mi piace con lui presentare il suo ultimo lavoro, il libro Mondi Umani, che è editato da Corsiero Editore nel giugno del 2021, quindi recente, e curato da Loredana Di Pace, con interventi di Paolo Barbaro, Rietta Bai, Claudia Cattani, Elle Slotti, Andrea Meloni, Antonella Manzoni, Davide Papotti e Simone Terzi. E la cosa che è interessante è che questo libro è articolato in 7 capitoli: la natura dell'uomo, la donna nel mondo, il lavoro del mondo, città del mondo, dentro la terra, appunti italiani e fiume Po. Adesso io, che ho in qualche modo appannato lo schermo per troppo tempo, lascio la parola perché ci possa spiegare e possa entrare anche con delle immagini nelle illustrazioni di questo suo ultimo grande e importante lavoro, lasciando la parola all'amico Gigi Montali. Grazie Enzo di questa importante presentazione. Fa sempre piacere parlare con chi parla saggiamente di fotografia. Sì, Mondi Umani, che anch'io ho qua di fianco, è nato proprio questo periodo di pandemia, no? Dico, questo periodo di pandemia ha portato cose negative ma anche qualcosa di positivo. Mi sono trovato nel 2020 che ho finito di lavorare, sono andato in pensione e ero in piena pandemia, per cui eravamo rinchiusi, tra virgolette, nei cortili di casa e dentro casa. Allora ho pensato, cosa posso fare di meglio che mettermi accanto al mio archivio fotografico, visto che erano più o meno 30 anni che stavo fotografando, no? E andare a ragionare su quello che ho fatto in 30 anni, cioè nel senso guardare cosa c'era da buttare, cosa c'era da tenere, perché poi alla fine quando vai accanto all'archivio andare proprio a fare delle selezioni, ma anche per riflettere su quello che è stata la fotografia in questi anni.
E mi sono messo tra computer e analogico, praticamente i primi anni erano diapositive o negativi bianco e nero, a guardare il materiale che secondo me poteva essere, che è, io penso, a mio giudizio buono, un materiale che mi racconta, che racconta quello che ho visto, quello che volevo raccontare. Facendo delle cartelle, no? Per cui non so, il Perù, il Po, la vendemmia, no? L'uccisione del maiale e via dicendo. Ho fatto tutte queste mie cartelle. E mi sono messo a giocare su queste cartelle qua. La prima cosa che ho fatto era proprio fare un PowerPoint raccontando la mia vita, tra virgolette, no? Raccontando queste fotografie. Poi ho detto, ma perché non tirare fuori qualcosa che possa dare un segno, cioè rimanere proprio, mettere come un sasso, cioè mettere una pietra miliare su questa attività fotografica che ho fatto. E ho iniziato a provare a guardarmi il mio materiale e ho detto, ma sì, insomma, ci può essere qualcosa di buono, però come tu sai, da soli non si fa niente, nel senso che poi hai delle fotografie che ci sei legato perché conosci la persona, hai delle fotografie perché ci sei legato e ricordo un momento particolare quando l'hai scattata. Per cui ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano a fare questo. Io ho fatto la prima cernita delle mie famose cartelle. Poi ho chiesto un aiuto a Loredana, Loredana è un po' di anni che la conosco, abbiamo già collaborato con lei diverse volte, ho chiesto se lei era disponibile a darmi una mano in questa costruzione. Logicamente, come oggi, tramite collegamenti internet, Skype, Zoom e via dicendo, ci siamo iniziati a confrontare, mi ha dato le cartellette delle mie fotografie e abbiamo iniziato a pensare cosa si poteva costruire. Con il materiale, nel senso abbiamo detto facciamo un libro che sia cronologico, cioè partiamo dal 91, arriviamo al 21, ma forse non era l'idea perché poi diventava troppo banale la cosa. E abbiamo pensato insieme, no, anche a mio giudizio è stata la cosa migliore, di raggruppare proprio le fotografie in 7 capitoli, che sono poi le tematiche che in questi anni ho affrontato. Di alcune tematiche ho fatto delle mostre fotografiche, di alcune addirittura un libro specifico, perché di più il Po, mi giro un secondo, ad esempio, il Po anni fa avevo fatto questo libro che si chiamava Lungo il Po, e a quel punto qua abbiamo detto, iniziamo a raccogliere, queste sono le tematiche che mi hanno intrigato, che quando ho fatto i miei viaggi, quando ho fotografato vicino a casa, no? Sono delle tematiche sempre rivolte e attaccate all'uomo, all'umanità. Abbiamo iniziato per cui a costruire questa sequenza, no? E a costruire i primi 7 capitoli, cioè a costruire questi capitoli. Capitoli potevano raggruppare diverse cose. Volevo sapere qualcosa di più su questi 7 capitoli perché mi pare che l'impianto metodologico che è stato scelto dalla curatrice, naturalmente con te, sia non solo vasto delle tue precedenti esperienze, ma sia anche strettamente interdipendente, in qualche modo collegato e in tutto questo sistema c'è una sorta di interazione. Che come dicevamo prima, io rivedo anche nelle tue origini dal fiume Po. Parliamo del fiume Po, ma potremmo parlare anche, cosa ti posso dire, di uno degli spazi incredibili, a Lanzarote, no? O all'India, no? Che hai vissuto te. Perché noto che c'è una matrice comune nel recupero, nella ripresa. Quindi, se tu mi dici qualcosa, intanto sulla natura dell'uomo. Sì, allora, nella natura dell'uomo abbiamo messo praticamente le immagini, no, che vanno a raccontare quello che è l'essere umano, come vive, dove vive. Tu sai che il mio modo di fotografare, ho sempre apprezzato la fotografia della quotidianità. Non ho mai cercato un'immagine che esaspera la situazione, no, i colori, le feste, i grandi momenti, ma io dico sempre, a me è sempre piaciuto raccontare l'uomo nel quotidiano, sia che siamo in India, sia che siamo qua vicino a Colorno, sul Po, a me piace la gente comune, cioè quando vado a fotografare, vado a camminare, incontro un contadino, mi fermo a fare 2 chiacchiere, secondo me è interessante, gli faccio una fotografia, perché secondo me dentro queste persone che sono semplicissime, però hanno tantissimo da raccontare e spesso questo
la gente se lo dimentica. Per cui nella natura dell'uomo abbiamo raccolto proprio un racconto delle figure, no? Proprio dell'uomo nella sua essenza, per cui momenti di vita quotidiana, mentre sono al bar, no? Mentre camminano, momenti che sono a teatro, la religiosità, ad esempio c'è una fotografia della festa dei morti in Colombia, no? Dove le persone vanno e festeggiano, no? Dopo logicamente dicevo, in teoria dietro ogni fotografia c'è un racconto, perché ogni fotografia sarebbe stato il racconto di quello che abbiamo incontrato là, io e Luciana, perché tutti i viaggi che abbiamo fatto sempre insieme io e Luciana. Però per natura dell'uomo è stato questo, raccontare l'uomo nella sua quotidianità, non nella sua essenza. Donna, perché certo, vedo che sì. C'è questo rapporto privilegiato con la donna, e lì c'è questa Eles Iotti che dice che concentrando la tua attenzione in figure femminili le guardi come se fossero una scheggia di un mondo universale, arcano e irripetibile. E mi piace questa capacità che hai di immortalarle senza retorica, ma con questa garbata eleganza. E ritorniamo a quello che dicevi in questo momento, no? Come se fosse anche un'indiana di un villaggio remoto dell'India, come se fosse in realtà una donna della bassa padana. Sì, esatto. Quello che ho sempre cercato di fare proprio è questo, no? Sempre di rapportarmi con le persone che ho davanti, proprio come se fossero persone che conosco, no? Cioè che loro stessi mi raccontavano cosa stavano facendo. I miei, a parte qualche immagine fatta a Napoli, nella parte della città, che c'è qualche street photography, però la maggior parte sono immagini che nascono da una chiacchierata precedente. La persona la cerco di conoscere, di parlarci insieme, di capirla, in maniera che poi la persona si rapporti a me non più come colui che va là e ruba, tra virgolette, uno scatto, no? O lo sconosciuto, ma bensì la persona che abbiamo avuto modo di parlare. Di tanti conosco. Senti, hai trovato difficoltà in questo percorso, immagino. Allora, dico, inizialmente sì, perché ero molto timido, no? La timidezza mi bloccava, avevo sempre paura di disturbare le persone. Poi, quando ho capito che poi ogni persona ha voglia di raccontarti le storie, no? A quel punto qua non mi sono più spaventato, anzi, cerco sempre di affrontare con calma le persone, subito, senza macchina fotografica, e poi iniziamo a chiacchierare insieme. Quando poi vedo che loro hanno fiducia nei miei confronti, inizio a fare degli scatti. Prima... Difficoltà logistiche intendevo in particolare anche... Ma no, guarda, soprattutto no. No, direi di no, guarda, direi di no. Mediamente no, ecco, l'unica può capitare quelle persone che non vogliono essere fotografate per X motivi, a quel punto lì non stai a rubare l'immagine, la lasci andare. Alcune immagini c'è solamente nel cervello, no? Perché alcune cose non le hai scattate perché la persona non voleva e non le fai vedere, ecco. Però normalmente sono scatti che ho sempre fatto volentieri. Questa cosa qua, ho detto anche le persone, anche qua dentro sono messo sfogliando in mano una raccoglitrice di tè in Malawi. Non siamo andati in Malawi, che quando è che quel staterello minuscolo all'interno di vicino al Mozambico in Africa, e ho visto dei raccoglitori di tè in mezzo a questo campo sterminato verde, no? Loro avevano questa giacca gialla impermeabile perché stava spiovigginando. Mi sono fermato e ho iniziato a guardare, a curiosare, ho iniziato a chiedere a loro cosa stavano facendo, perché raccoglievano il tè, come funzionava questa raccolta qua, e poi ho iniziato a scattare. Per cui una volta che loro mi hanno accettato, nel momento lo scatto diventa molto più semplice. Senti, naturalmente spero di avere altre opportunità per approfondire con te questo tuo grande lavoro, però mi piacerebbe chiudere questo intanto approccio iniziale, se mi dicessi qualcosa sugli appunti italiani e il fiume Po, perché le sento molto vicini, sento questa poesia esistenziale che mi tramano, addirittura in alcune immagini c'è stato un rimando a delle reminiscenze letterarie che in qualche modo non ho mai lasciato. Dimmi qualcosa su queste tue... Logica, ecco, il libro proprio abbiamo pensato di finirlo a casa nostra, ok? Per cui il libro, a nostro giudizio, deve finire a casa mia, deve finire sul Po. Anche se poi ci sono altre immagini sempre sparpagliate nelle altre tematiche fatte vicino a casa, però il Po è la mia terra ed è il Po dove ho dedicato gli ultimi anni
molto, molto tempo fotografico, no? Andando a casa della gente, andando a casa delle persone. Per cui quelle del Po è un lavoro incredibile, c'ho, non so, migliaia di fotografie, di scatti, di fatti, e qua proprio lo sento, cioè, sento col cuore, no? Sento col cuore questa cosa, perché secondo me c'è il fiume, c'è questo trasporto, la gente è calda, è calda, la conosco, sono qua, no? Per cui e poi anche il paesaggio, ecco, una cosa un po' particolare, che c'è la mia fotografia, che io alterno il paesaggio con le persone. Io dico sempre, non esiste il paesaggio senza l'uomo e non esiste l'uomo senza il paesaggio. E secondo me nel fiume Po questo è proprio il matrimonio perfetto, no? C'è anche in qualche modo un omaggio a Ghirri, no? O al viaggio in Italia, a questo gruppo di personaggi che in qualche modo ha dato una forte accelerazione alla fotografia italiana. Oppure invece è un ancoraggio legato alle tue reminiscenze che in qualche modo va oltre, anche se vedo un po' di Fontana forse, ma soprattutto Ghirri lo vedo negli ultimi, insomma, paesaggi, questi paesaggi che in qualche modo bucano, forano la stessa immagine, si impongono, sono in qualche modo porzioni di realtà che si trasforma. Ma questo, voglio dire, è anche difficile sostenerlo perché io ti conosco da tanto tempo e so che tu c'hai una grande capacità emotiva e hai la capacità di trasformare soprattutto l'immagine perché riesci a viverla, a parteciparla come poche persone. E quindi siamo in qualche modo legati a tutti, no? Tutti subiamo influenze, Esatto. tutti subiamo interazioni, siamo in qualche modo, come dicevi te, figli della terra e viviamo in mondi umani che sono comunque molto paralleli e molto intersecanti. Senti Gigi, io sono molto contento di questo nostro incontro e di qualche modo diffondere questo libro che suggerisco a molte persone per la pulizia e per la poesia che io in qualche modo sempre molto distaccato da quelli che potrebbe essere un reportage, ma è un racconto intimo, vissuto dalle profonde convinzioni e anche contraddizioni che spesso la fotografia in qualche modo ci collega. E se io lo volessi, al di là dove lo trovo? Bene, allora, il libro lo puoi trovare in teoria dappertutto, perché in internet lo puoi trovare sia nel sito IBS, lo trovi su Mondadori, lo trovi su Feltrinelli o lo trovi da Corsero Editore, che è l'editore, per cui io vedo, se vai alla ricerca in internet lo trovi dappertutto. Non so se nelle librerie al di fuori dell'Emilia Romagna lo trovi direttamente a Feltrinelli e Mondadori, però vedo che nel catalogo c'è, per cui il paziente basta chiedere, ordinarlo, si trova. Allora L'editore. chiudiamo questa puntata ringraziando veramente tanto l'amico Gigi Montali e allora buona lettura di Mondi Umani. Grazie Alla tanto. prossima. Comprate Ciao. tanto. Ok, Ah grazie. sì, ancora. Mettila Gigi, mettila, ecco. Bisogna vederlo, bisogna vederlo. Così.